Ciao a tutti, ciao ragazzi, eccoci sul canale, andiamo avanti a parlare di UF Pro, facciamo un secondo video introduttivo e oggi parliamo di pantaloni, Fabri. Ok. Cosa accomuna tutti i pantaloni di UF Pro, Pimpos? Allora, ovviamente sono pantaloni che hanno una vestibilità ottima, dovuta a che cosa fondamentalmente? A delle parti come dietro, elastiche, che permettono una vestibilità importante, delle tasche che ti possono portare, diciamo, molte cose, la possibilità di inserire su tutti delle ginocchiere, esatto. E non ultimo, sempre riguardo alla vestibilità, la possibilità di scegliere la taglia esatta per il vostro fisico. Perché abbiamo sia la dimensione in larghezza della vita che in altezza della gamba. Perché ricordiamo che i pantaloni non sono regolabili in altezza come quelli di altre marche, ma devono essere perfetti per voi, sì. Perché sono studiati in un certo modo, la ginocchiera deve essere sempre lì, per essere estremamente comodo, cioè la comodità è la cosa principale dei prodotti UF Pro. Sì, perché oltretutto sono dei pantaloni con una linea tutti, sia i combat sia i tattici, una linea molto filante, molto, possiamo dire quasi, non dico aderente perché sarebbe un'assurdità, però vanno proprio vestiti, si vestono su te stesso. Esattamente. E la taglia va azzeccata, cioè va azzeccata, va scelta in modo oculato. Ultima caratteristica che accomuna tutti i pantaloni UF Pro, tranne gli ULT che vedremo alla fine, è la possibilità di mettere il sottopantalone invernale, ma quello vedremo quando parleremo di ogni singolo articolo nei prossimi video. Partiamo con i P40. Il P40 è il pantalone tattico, quindi non è un pantalone combat, è un pantalone tattico. Cosa vuol dire? Che come colorazione non è nei pattern mimetici, ma solamente in tinta unita, quindi abbiamo il coyote, il kangaroo, il blu, il grigio, il brown gray, nero. Questo, il nero, quindi tanti colori. Noi abbiamo in negozio, consigliamo l'Alterrain come linea, che è proprio questo, che ha tutti i rinforzi in cordura sul ginocchio, sull'interno della caviglia, ed è un pantalone, Pippo, sa chi si rivolge? Ah, il pantalone che si rivolge, essendo un pantalone tattico, si rivolge a quelle persone che hanno bisogno di avere indosso un pantalone che gli permetta di fare più cose. Mi ispiro a chi fa tiro dinamico, tiro tattico sportivo, chi va anche al poligono a sparare, chi lo usa a livello ludico ma anche nel tempo libero. Per non parlare poi dei professionisti che hanno bisogno magari di lavorare in ambienti civili, quindi non indossando pantaloni tipicamente militari, che si vedono tipicamente militari, che gli permettono di passare inosservati ma ad avere un capo indosso molto molto tecnico. Esatto, tecnico tattico. E questo è appunto il P40. Passiamo, e ne parleremo come su tutti gli altri in video specifici. Passiamo al prodotto principale, al prodotto di punta della linea UF Pro, che sono i pantaloni Striker. Gli Striker sono i pantaloni combat. Abbiamo quattro tipi di pantaloni Striker: XT, HT, X e ULT. Partiamo dai principali, i più famosi, che sono l'XT e l'HT, che sono due gemelli. Sì, no? Sono due gemelli, la differenza è minima. Sì, i due particolari. Sì. Questo è un HT, rispetto all'XT ha la possibilità di aprire queste prese d'aria, Dani. Sì. E una differenza... Che ha una differente gestione della chiusura intorno allo scarpone. Esatto. Vi faremo vedere, quando faremo i video specifici, che qua l'HT è diversa la gestione. Però funziona la stessa. Sì, funziona la stessa. I materiali sono gli stessi, le tasche sono le stesse, il prodotto è praticamente lo stesso, le differenze sono queste. Attenzione, l'XT non esiste in colorazione multicam. Ci sono tutte le altre colorazioni, idem l'HT che ha tutte le colorazioni più il multicam. Ok? E quindi abbiamo visto la differenza tra XT e HT. Parliamo un attimo dello Striker X, Antani, che è questo qui dietro, che nasce su specifiche particolari, no? Sì, loro quando siamo andati là ad agosto ci hanno spiegato un po' come un pantalone complesso, cioè ci hanno detto in primis loro, guardatelo attentamente, perché è un pantalone che nasce proprio con delle specifiche, delle forze speciali molto molto particolari. In primis potete notare che in tutte le tasche non avete solo il discorso delle zip, ma tutte le tasche hanno il bottone canadese. Ok, di conseguenza dovrete sempre andare a sganciare il bottone per aprire completamente. Oppure si può mettere il velcro al posto del bottone canadese, perché viene fornito. Loro forniscono il velcro. Quindi vi permettono entrambe le cose.
Una cosa molto che cade subito all'occhio in questi pantaloni sono le cuciture. In alcune parti sono quadruple, avete quattro cuciture. Perché? Perché sono pantaloni che magari l'operatore lo tiene su per svariati giorni. Esattamente, ci dicevano che sono su richieste delle forze speciali che devono stare operativi dietro le nemiche per giorni, giorni e giorni. Il pantalone deve essere estremamente resistente, quindi hanno dovuto spostare un po' di più la bilancia sulla durevolezza del pantalone, magari compromettendo un pochino il comfort. Il comfort. Ma sono pantaloni estremamente resistenti e possono essere anche più facilmente riparabili dall'operatore sul campo di battaglia. Ok, questa è la filosofia che sta dietro il pantalone dello Striker X. Poi vedremo appunto Antali, quando poi ne parleremo nel dettaglio, cosa hanno fatto per renderli così particolari, le tasche molto più grandi. Insomma, è un pantalone verso, diciamo, spostato la bilancia, come ho detto, sulla durevolezza. Dall'altra parte Pimpos abbiamo... dall'altra parte abbiamo invece l'ULT, che è esattamente la parte opposta. Mentre l'X è durevolezza e anche, passatemi in termine, nella loro comodità, un pantalone un po' più crudo, sì. L'ULT rimane molto più confortevole e morbido, ma di conseguenza ha una protezione, diciamo una protezione inferiore, diversa, una protezione diversa, è più leggero. E infatti è l'unico dei pantaloni della serie Striker dove non si può mettere il layer, quindi il sottopantalone invernale. Giustamente un pantalone tipicamente per climi caldi, estremamente ultra light, estremamente caldi, quindi quello e anche il pantalone corto non ci posso mettere. Ma col pantalone corto sta benissimo. Si fa un figurone. Comunque gli ULT, quando faremo il video, porterò i miei, io li ho presi ad agosto, vi garantisco che sono una cosa clamorosa, cioè avete addosso il pigiama di casa davanti al TV la sera, chi lo usa. Ok, quindi tutti i pantaloni Off Pro sono estremamente comodi, come tutti i pantaloni Off Pro vi consigliamo di venire in negozio a provarli. Certo. Se siete lontani, guardate le specifiche delle taglie, il modo da riuscire a prendere a casa le misure. Attenzione, perché sbagliare è un attimo, noi esatto. Consigliamo sempre, se potete, piuttosto chiamare. Chiamateci, perché due dritte ve le diamo al volo. Vi faccio un esempio, io e Claudio siamo alti uguali, un pochi centimetri. Io calzo i 34-32, tu Claudio? 36-30, quindi ho, essendo più ciccio, ho un po' più di vita, ma ho la lunghezza della gamba più corta. Che uno dice da 30 a 32 pochissimo, ma quel pochissimo in effetti è importante per la posizione della ginocchiera. La ginocchiera e il comfort in generale. Quindi, se potete, passate di qua. Qualsiasi domanda, ragazzi, fatela pure qui sotto, oppure mandate una mail a info@22qbresoft.it o info@22qbproline.it. E cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Esatto. E i commenti costruttivi magari è meglio. Ok, ragazzi, alla prossima. Ciao.